Eccoci qua, la terza apertura di 10 pacchetti 10. Eccolo qua, questo bellissimo anno. Troppo bello, guarda, mi piace troppo. Allora, vediamo un po'. Apriamo. Che cosa ci riservano queste bustine magiche. Eccoci qua. Allora, Muttigno, Portogallo. E poi abbiamo Gary Cahill, Inghilterra. E poi abbiamo Yobo, Nigeria. E aspetta, mi sono persa una. Questa, attenzione. Ah no, niente. Iran, Maini. E poi abbiamo Saliovic, Bosnia Erzegovina. Wow, eccoci. Poi altri pacchetti tocci. E qua che abbiamo? Valbuena, Francia. Ah, sarà Valbuena. Savorio, Costa Rica. Direi di sì. Girone con l'Italia. E Olanda. Qua siamo Olanda, Lens. Aspetta, che sono sottilissime, non riesco. Che faccia? Costly, Honduras, Alba, Spagna. Jordi Alba. Bene. Ok, andiamo avanti. Cosa ci riserva il terzo pacchetto? Jimenez, Messico. Messico. Tejeda, Costa Rica. In Costa Rica, tra un po' la finiamo perché stiamo beccando un sacco. Ma anche Wesley Snyder. Snyder, bene. Olanda, questa anche una nostra conoscenza piuttosto recente. Nayar, Honduras. Wow, Sergio Ramos. Rappresentativo quanto basta, direi. Certo. La Spagna. Allora, vediamo un po'. Montes. Montes. Il Messico. Messico. Come si dirà? Bolaños. Circonflesso. Bolaños. Costa Rica. Costa Rica. E qua abbiamo un bambino dell'asilo. Ecco, giovane. Klaasi, Olanda. Qui abbiamo Iran. Iran. Shoyaei. Shoyaei. E qua abbiamo un pezzo di uno stadio che io non riconosco. No, anche perché saranno stadi nuovi, immagino. Sì. Avranno fatto apposta per questo mondiale. Comunque ristrutturati. Allora, Muizda, diciamo così. Bosnia. Poi a Costa. Costa Rica. Costa Rica. Qua abbiamo uno scudettino dell'Iran. E qui abbiamo sempre dell'Iran, Sadeghi. E qua abbiamo un altro pezzo di stadio. Hanno fatto degli stadi mastodontici. Bellissimi. E vai, questo ce lo siamo già visto, giusto? Sì, esatto, l'avevamo visto poc'anzi. Valbuena. E quindi una doppia. Qui abbiamo lo scudettino, niente poco di meno che dell'Olanda. Vice campioni. E poi qua abbiamo un'altra doppia. Lens Olanda, qui Mena, Mena, Eugenio Mena, Cile si chiama. E qua abbiamo un brasiliano, finora ne abbiamo visti pochi brasiliani. Pochi, sì, pochini, vero. Vediamo un po' se saremo un po' più fortunati e becchiamo anche qualche italiano. Allora,
Sì, come si dirà? Giosuè o Giosuè? Portogallo. E qua siamo sul Portogallo, poi là. Che ciuffo. Australia? Australia, sì. Ciuffo australiano. Eccolo qua, di nuovo, Snyder. Snyder. Ce l'abbiamo doppio. Eccolo qua, Hulk. Hulk. È un po' lo sembra, in effetti. Attaccante brasiliano. Accidenti, è un pezzo di ragazzo. Mamma poi... mia, Paulinho. Paulinho. Che bello. Evviva. Che belli che sono i mondiali. Eh sì, non guarda. Non vedo l'ora che inizino. Allora, Montes, anche questo ce sì, l'abbiamo questo già, l'abbiamo visto. Ce lo abbiamo. Sembra di giocare a memory. Allora, Company, sempre Belgio. Che si dica così. Yobo, anche qua, Nigeria, ce l'abbiamo, ce mi l'abbiamo. Sembra. E poi Isla. Isla, giocatore della Juventus. Hai capito. E Nani, Portogallo. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Siamo apriamo come alla fine, macchine. Come delle macchine. Gozze. Mario Gozze. E siamo in Germania. Rogitz, si dirà, Australia. Mm-hmm. E qua c'è di il nuovo, bambino dell'asilo di nuovo. Prima. E poi anche questo qua ce l'abbiamo di prima. Riccardo Ferri. Dani Alves. Dani Alves. Mamma mia, terzinaccio. Ragazzi. Terzinaccio. E qua siamo all'ultimo, eh? Pepe. Pepe. Portogallo. Australia. Brett Holman. E qua chi c'è? De Vrij. Netherlands. Olanda. Questo l'abbiamo in tutte le salse ormai. Sì, ormai questo abbiamo il suo santino praticamente. Questo, diciamo, eh? Questa foto, questo sguardo, questa posizione che del sembra capo. Che dica no. Ti prego. E Zeko. Molto bene. Cosa ci attacchiamo a questo giro? Ma io direi che potremmo attaccarci sì. Sergio Ramos, se non altro perché almeno rappresenta i campioni uscenti, e Snyder ci vuole perché dai, sì, l'ultima finale, intanto okay, ci guardiamo, tanto ci andiamo a vedere. Però abbiamo attaccato Robben l'altra volta, quindi l'Olanda l'abbiamo già, come dire, l'abbiamo già omaggiata a modo nostro. Se no potremmo attaccare qualcosa del Brasile, scusa. È vero, visto che io attaccherei Hulk. 11. Dai, attacchiamo Hulk che è il numero uno. Sì, ci piace Hulk. Facciamo così, attacchiamo il brasiliano. Ramos, eccolo qua, attaccata male, ma insomma, d'altra parte cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo a cercare Hulk. Deve essere qua. In mezzo. Da qua dietro, eccolo qua, guarda con questa faccia da cattivo, come mamma dire mia, se non lo vinco a sto giro il mondiale vi faccio neri tutti quanti. Allora che sono anche in casa. 49, eccolo qua Hulk. Brasile favoritissimo. Dei favori. Questa volta ampiamente dei favori del pronostico. Praticamente se scommetti sulla vittoria del Brasile e vince, non vince niente. Eccolo qua. Questo rappresenta la cattiveria di questo Brasile che deve vincere il mondiale quest'anno. Esatto, attacca anche. Attacchiamo anche Paulinho. Paulinho, no. Dai, già che sì, dai. Cioè, dai, attacchiamo anche Paulinho. Siamo qua, 41. Eccoci qua. 41, Paulinho. Bene. Ce n'è ancora un altro del Brasile, guarda. Sì, ce n'era ancora un altro. Qua. Eccolo, Dani Alves, Vai. Che è al 37, ed è esattamente qua, eccolo qua.
Eccolo qua. Allora, il Brasile è qualificato d'ufficio come paese organizzatore della manifestazione. Alcune curiosità che sono scritte sulla pagina della squadra. Va bene. Bene. Il Brasile, ricordiamo che è in girone A insieme alla Croazia, il Messico e il Camerun. Bene, ok. È un bel gironcino. È un bel girone. Tutto. Ok, niente, alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.